conoscerla è stato un grande onore che ho affrontato con un notevole timore reverenziale nei confronti di questo mito vivente. Il rapporto si è trasformato rapidamente in un'amicizia stretta perché ci univano molti modi di pensare, di sentire, di essere, la politica. Abbiamo discusso tante volte di temi fondamentali che poi in realtà hanno portato ad alcune delle pubblicazioni di cui vi parlo e che sono presenti nel nostro catalogo. Ho avuto la fortuna di incontrare Rita Levi in occasione nel 1997 della pubblicazione di un libro curioso che è Senz'olio Controvento. Parlavo di un libro di carattere scientifico e devo dire che eravamo un po' perplessi in casa editrice sul successo dell'operazione. In realtà il libro ha venduto più di 50.000 copie, in un momento in cui Rita Levi aveva lasciato Mondadori 10 anni prima come protesta alla pubblicazione della biografia di Doris Durante, l'attrice fascista che Mondadori aveva deciso di pubblicare, e poi era andata da Garzanti e grazie a Piero Gelli eravamo riusciti ad incontrarla. Subito dopo, nel 98, abbiamo pubblicato L'asso nella manica Brandelli, che è chiaramente uno dei libri fondamentali nei quali professoressa Rita Levi Montalcini parla del rapporto tra la vecchiaia e l'esercizio del cervello. È un rapporto fondamentale perché a quei tempi era già un'anziana signora di oltre 85 anni e aveva un cervello che era formidabile, semmai i suoi problemi fisici erano più legati alla vista e all'udito, ma lavorava tutti i giorni nella sua fondazione e aveva una capacità e un talento di narrativo e di scrittura importante. Quindi questo era il messaggio che lei, nell'asso della manica Brandelli, mandava ai suoi coetanei, alle persone anziane, per dire loro: usate il cervello, continuate ad usarlo sempre, perché se lo usate sempre, il cervello e l'uso del cervello non vi abbandonerà mai. Da questo siamo passati a una serie di libri importanti che sono più legati alla materia del cervello e del suo funzionamento e della galassia della mente, che è un concetto ampio nel quale lei si riconosceva e che aveva studiato e che veniva fuori ovviamente dai suoi studi fondamentali che la portarono al Nobel dell'86. Da lì, dopo una discussione che abbiamo avuto assieme, è venuto fuori il progetto chiamato Tempo di. Sono tre libri che sono Tempo di mutamenti, Tempo di revisione e Tempo di azione. Cioè il messaggio che manda ai giovani, perché con i giovani lei ha sempre avuto un rapporto molto stretto, in particolare con le giovani donne. Vale la pena di ricordare che circa 10.000 borse di studio per permettere a giovani donne africane di laurearsi sono state date attraverso la fondazione che era presieduta da Rita Levi. Poi abbiamo avuto l'onore di ripubblicare L'elogio dell'imperfezione, che è il libro che Rita Levi scrisse nell'86, subito dopo il premio Nobel, e che era
descrizione delle sue ricerche, un libro alto, un libro scientifico, un libro molto importante, che entra proprio nel merito di questo fattore neurologico di sviluppo, che lei ha studiato ininterrottamente nel suo periodo americano e che l'ha portata appunto alla vittoria del Nobel nell'86. Prima della fine della sua lunga vita, Rita Levi ha immaginato di fare una specie di testamento scrivendo la cronologia di una scoperta, che noi consideriamo anche come uno dei suoi libri più importanti, perché lei si racconta sostanzialmente attraverso gli studi e le ricerche, si racconta nel percorso della vita. Questo è stato il percorso che abbiamo fatto assieme a Rita Levi e che vale la pena di valutare come una sfaccettata rappresentazione della vita di un grandissimo personaggio che ha dedicato tutta la vita sempre alla scienza, ma che poi è diventato un grande personaggio con la vittoria del premio Nobel. Parte la produzione editoriale che mi sembrava fondamentale ricordare perché nel corso del tempo non andasse persa. Il ricordo più bello è forse stato quello del festeggiamento dei suoi 100 anni, che avevano il senso proprio del trasmettere il messaggio di una persona che aveva dedicato la vita ad un ideale, che era la ricerca sulla scienza, e che era riuscita attraverso una vita praticamente tutta concentrata sulla ricerca scientifica, in realtà ad avere interessi che l'hanno poi portata alla nomina a senatore a vita, ma anche una vita di filantropia e di capacità di interlocuzione con donne, ragazzi e bambini di tutto il mondo.